l'azienda, come molte cose nella vita, è nata per caso. Per caso nel senso che oltre 30 anni fa mi contattarono per guardare una catapecchia rurale che era in effetti diroccata. La strada di accesso, per dire strada, era un tratturo completamente inagibile, che io dissi alle persone che mi stavano proponendo questa visione, questa visita, di tornare indietro perché era impossibile arrivarci. Se non che la loro insistenza fu un'illuminazione quando arrivammo sul posto. Un posto che, nonostante io da giovane, molto giovane, facevo escursioni, non avevo mai conosciuto. Questa riprova anche che neanche noi conosciamo bene il nostro territorio. E, come dire, la folgorazione fu quando arrivammo sul posto, mi portarono in un oliveto che era una foresta, perché abbandonato da oltre 20 anni. Tenete conto, quindi 20 anni era abbandonato nel momento in cui io arrivai lì. Sono passati 30 anni, sono 50 anni in tutto. Quindi un oliveto completamente abbandonato, che era una foresta, ma mi folgorò la visione quando mi girai a guardare verso il mare, per cui era uno spettacolo in una giornata proprio terza di novembre. Ricordo benissimo questa cosa, perché altrimenti questa avventura, questo progetto non poteva nascere. La masseria, che poi io scoprì era un vecchio insediamento domenicano, era completamente diroccata. Ci portai mio padre, il quale mi disse: tu sei un pazzo, perché mio padre era una persona che ha vissuto tutta la sua vita in campagna, ma nel vecchio modo, era bracciante, per cui capiva bene i lavori che andavano fatti in quella zona. Lui non capì subito che io volevo arrivare all'agriturismo, quindi dando la giusta vocazione a quel territorio. Ho dovuto creare prima l'azienda, ma l'idea iniziale era trasformare quel territorio in un luogo dove uno, oltre che guardare l'attività agricola, potesse rimanere e sostare. Sono in collegamento e in contatto con altri agricoltori della zona, che alcuni fanno allevamento e altri trasformano anche i prodotti dell'allevamento sia delle pecore che delle mucche podoliche e non. E quindi potrei, in questo modo, la mia idea è questa, che potrei poi abbinare questa attività altri operatori che non hanno come dire, queste prospettive, non hanno neanche l'idea di che cosa potrebbero far fruttare e sfruttare meglio il loro lavoro. Vede ora tutto un altro scenario che si apre, nel senso che anche se correlato all'agricoltura, è tutta un'attività che segue un filone suo, cioè promozione sul territorio della zona, promozione dei prodotti. E quindi è uno scenario che si dovrà aprire. Bisogna crederci. Se uno non crede, è chiaro, diventa difficile. Cioè, se uno pensa subito di fare questa attività o qualsiasi attività, io penso, non è possibile pensare immediatamente al profitto immediato.